Eccoci qua ragazzi, nuovo video. Questa volta, come avete visto dall'anteprima, faccio una bella top 5 dei miei fumetti Bonelli preferiti. E allora, subito due cose prima di partire. Prima cosa, anche voi scrivetemi nei commenti la vostra top 5, sono molto curioso di saperla. E poi, altra cosa, che io ho fatto questa classifica su quelli che ho letto, chiaramente, e su quelli che, diciamo, anche quelli che non ho letto sono dentro, perché se non li ho letti evidentemente non mi piaceva il genere e quindi non li ho scelti. Però diciamo che di tutti comunque conosco le storie, quelli più famosi ho letto, pochi, che veramente pochi, che non ho recuperato e che non ho mai letto niente. Direi quasi forse Saguaro, Adam White, che non conosco, ma se no per il resto ho letto e conosco tutto. Quindi insomma mi sono basato su questo qua. E questo è quanto. Iniziamo subito con il numero 5. Al numero 5 ho messo Lilith di Luca Enoch. La ragazza cronoagente che viaggia nel tempo per estirpare il triancanato, che è una, diciamo, una forma aliena che in futuro soggiogherà la Terra e costringerà gli umani a vivere nel sottosuolo. Lei viene addestrata e mandata indietro nel futuro, ogni volta in un'epoca diversa, per cercare appunto questo triancanato che cova dentro un essere umano, per poi, quando è maturo, riprodursi. E viene difeso da cardi, delle creature che mettono i bastoni fra le ruote a Lilith e al suo, diciamo, compagno d'avventura e consigliere, che è un gattone, pantera, puma. E disegnato da Dio, veramente da Dio, ideato, scritto, disegnato da Luca Enoch, 18 numeri, la serie. Comunque ho fatto un video apposta su Lilith, se volete recuperatevelo. I disegni hanno un tratto un po' fine, molto chiaro, pochi neri, scuri, come piace a me. C'è molta storia e fatti realmente accaduti, e che Lilith, diciamo, viene catapultata in fatti realmente accaduti, quasi sempre battaglie, guerre, eccetera. Siamo a guerra di Troia, gladiatori d'antica Roma, guerre giapponesi feudali, prima guerra mondiale, una seconda guerra mondiale se la prima avessero vinto gli altri. Insomma, molti fatti storici realmente accaduti, personaggi realmente esistiti, molto molto bello, e merita tutto il quinto posto. Poi al quarto posto ho messo Orfani. Questo sarà molto criticato, questo quarto posto, sicuramente, ma a me è piaciuta. Le prime due stagioni moltissimo sono piaciute, poi Nuovo Mondo non tantissimo, Juric da morire, Sam la devo finire, che ho recuperata, e Terra così e così. Comunque a colori, fantascienza, insomma ci sta. Ideata e scritta da Roberto Recchioni, e diciamo i disegni e tutto quel discorso lì da Mammucari. E comunque sono varie stagioni, sono 54 numeri, e niente, comunque tra alti e bassi nel complesso, secondo me, per me il quarto posto se lo merita. Non ho messo magari altre testate più grandi e più blasonate, perché o non mi piacciono magari il genere, o insomma non ne vado tanto pazzo, per quello ho fatto questa scelta. Arriviamo alla top 3, ragazzi. Allora, terzo posto ho messo Storia dei West, ok, Sergio Bonelli, edizione IF, però l'ho messa.
La serie è creata da Gino D'Antonio, è scritta da Gino D'Antonio nel 67, è per me, per quanto riguarda il West, la migliore che c'è. Non c'è l'eroe di turno, non c'è l'eroe protagonista, non ci sono storie autoconclusive, diciamo, fine a stesse esse, tra virgolette, ma è veramente un'epopea western, che non c'è appunto un personaggio unico, ma avventure sono incentrate, diciamo, in più personaggi che di volta in volta diventano protagonisti e, diciamo, vede peripezie di due famiglie, i McDonald e gli Adams. E adesso, diciamo, siamo, se non sbaglio, a 16, i McDonald stanno un po' lasciando il posto agli Adams con Bill Adams. E diciamo che è ambientata appunto agli inizi del 1800 e credo che affronterà tutto, insomma, appunto sulla storia dei West, e ci sono anche qui personaggi, insomma, realmente esistiti che fanno ogni tanto, spesso, da, insomma, coprotagonisti. E la cosa che mi piace innanzitutto è il formato, che è grande, a colori. E poi i visi, i volti sono qualcosa di spettacolare, veramente sembrano che parlino, veramente sembrano volti, veramente sembrano delle fotografie, fatti benissimo, ogni minimo dettaglio, da indiani o dal vecchio della miniera, il vecchio della diligenza, quella è una cosa che mi manda veramente ai pazzi, troppo troppo bello. Appunto, praticamente ci sono anche, come si dice, molto molto incentrato anche sugli indiani, non solo sui cowboy, ma c'è anche molta storia di, insomma, di pelle rossa, che vengono anche trattati male, eccetera, eccetera. Veramente, veramente bello, veramente, veramente bello. E secondo me merita tutto il terzo posto, anche se, come ripeto, magari altri avrebbero messo a, insomma, testare Western Bonelli, quelle più, insomma, classiche e portanti della casa editrice, ma io ho voluto mettere questa qui perché comunque il Tex non lo seguo. E al secondo posto invece c'è Nathan Never. Chi segue il canale, insomma, poteva ben immaginarlo. Insomma, la serie creata da Matt, da Sara e Vigna nel 91, e non poteva che, insomma, stare al secondo posto per quanto mi riguarda, perché da quando l'ho letto, che ho recuperato il numero 0 e poi ho letto quello lì dell'Agenzia Spaziale, sono subito innamorato, ho deciso di fare il super recupero, lo sto ancora facendo, sono a 173 a leggere. Anche con gli speciali giganti sono tutto, insomma, a posto. E che dire, stupendo, è una fantascienza che a me piace molto. Adesso non mi disturba neanche una fantascienza, sinceramente, in bianco e nero. All'inizio un po' dicevo perché non la fanno a colori, ma preferisco così in bianco e nero, Nathan. E è bello perché c'è lui, ma è bello tutti i personaggi che ruotano intorno a lui, che ruotano nella storia e che o in un albo o in più albi ogni tanto vengono fuori, e alcuni morono anche, alcuni muoiono e quindi dopo un po' vengono fuori personaggi nuovi. E veramente, veramente bello, e io mi sono innamorato e spero, insomma, che lo continuino. Adesso vediamo. Ho fatto, appunto, c'è una live sul mio canale, se volete, insomma, vederla, con Luca DJ, appunto su questo fatto, dove ci porterà dopo Intrigo Internazionale, che è un ciclo che a me non ha fatto impazzire per niente, diciamo. E questo è il secondo posto. E primo posto c'è Dragonero. Dragonero è, diciamo, il fumetto Bonelli che ho cominciato ad acquistare da subito nel 2013, quando praticamente andavo in edicola a comprare Dago.
vedi, mi sembra il 4 o il 5 di Dragonero. L'ho presi e piacque molto, e poi recuperai gli altri. E da lì non ho mai, insomma, smesso di farlo. Poi ho cominciato a prendere i cartonati, speciali, magazine, quant'altro. Anche su Dragonero trovate un'infinità di video sul mio canale se siete nuovi. E anche qui, a parte che è un fantasy, a me il fantasy piace molto. Poi i disegni sono spettacolari per quanto mi riguarda. Se non i più belli, ma veramente tra i primi due fumetti che hanno i disegni più belli di tutta, insomma, Bonelli. E poi terza cosa, perché non è la classica, ok, sì, dice, ok, bombo, ci meniamo, c'è quello, c'è il cattivo, destra e sinistra, ma comunque i personaggi nell'arco del fumetto, ho detto già altre volte, hanno una trasformazione caratteriale, personale, praticamente cambiano in peggio, in meglio, in base a quello che gli succede nella vita. Questo, diciamo, è una cosa che non in tutte le serie si riscontra, non in tutti gli eroi si riscontra questa cosa, a volte è molto, molto poca. Invece qua è bella, secondo me è bella accentuata e piace molto. E per non citare la bella saga delle Regine Nere e tutto quanto, che diciamo che pura poesia, è uscito nel 2013, creato da Stefano Vietti e Luca Enoch. E Stefano Vietti ha fatto anche Luca Enoch, forse ha fatto Gea, Lilith, e poi Stefano Vietti ha fatto anche Hammer. Poi ha scritto moltissime storie giganti, speciali, serie regolari su Nathan Never. Tre più belle storie di Nathan Never per me sono scritte da Vietti. E quindi, insomma, non provo due, insomma, usciti così dal caso. Questa qui è la mia numero 1. Ragazzi, se voi avete una top 5 diversa, mi raccomando, scrivetemela nei commenti. Insultatemi perché non ho messo Dylan Dog, perché non ho messo Martin Mystère, perché non ho messo Tex, perché non ho messo Zagor, perché Zagor all'inizio avevo messo a pari merito con Orfani, al quarto posto Zagor le origini, però poi ho deciso di lasciare solo Orfani e basta, perché sì. Martin Mystère è uno di quei che da quando ho letto qualche albo, quelli lì insieme a Nathan Never, mi ha un po' incuriosito. Non credo che farò il super recuperone di Martin Mystère, perché già sto facendo quello di Nathan Never, diventerebbe troppo, mia moglie mi uccide. Ma recupero le nuove avventure a colori di Nathan Never, sicuramente. E niente, che dire. E mi raccomando, appunto, ditemi la vostra top 5 e se siete nuovi iscrivetevi, se il video vi è piaciuto mettete un bel like e io vi do appuntamento al prossimo video e vi saluto. Ciao a tutti!